Eccoci qua, tornati in studio per questa parte di TV7 Match che, come si diceva, dedichiamo a Venezia, ai suoi problemi, a quello che è un progetto, la necessità di un progetto complessivo per Venezia, Armando. Sì, il progetto lo possono fare solo i veneziani. I veneziani, se abitano a Venezia, hanno amore per la propria città e riescono a risolvere. Se continuano ad andarsene, allora Venezia, ripeto, diventerà un museo a cielo aperto e sarà il disastro, perché nessuno ha più cura della propria casa, del residente. Se queste cose vengono lasciate in mano al pubblico, sosteniamo Venezia e le abitazioni e tutto il resto, chiaramente, lo sappiamo, sarà un disastro. Quindi il privato è l'anima di Venezia, il veneziano è l'anima di Venezia. Venezia sta in piedi se ci sono i veneziani. Allora vi riproponiamo un servizio che abbiamo già fatto vedere per capire Venezia e quello che bisognerebbe, lo spirito. Abbiamo cercato di dare uno spirito a Venezia e un incentivo ai veneziani di pensare in una certa direzione. Venezia è sempre Venezia. Venezia è ammalata perché siamo noi che abbiamo ammalato Venezia. Venezia è l'agnello sacrificale, è vittima dello sfruttamento che la sta privando della sua vera anima. E senza anima si può vegetare, ma non vivere. E Venezia è in uno stato vegetativo, perché l'anima di Venezia è l'anima della Serenissima. I veneziani, loro sono i globuli rossi, quelli bianchi, gli anticorpi che possono salvare Venezia. Loro lo sanno perché vivono il corpus Venezia e ne hanno sempre formato l'anima, le sue regole, il suo tono di vita, la sua architettura che la rende unica. Mai come la tetraluce del Covid comprendiamo come il valore della propria difesa dipende dalla capacità di organizzare la vita. Il Covid ha legiferato anche su Venezia e ci costringe a vaccinarla, ma il vaccino per Venezia c'è ed è lo statuto speciale per Venezia, detassandola quale zona extraterritoriale europea, pur appartenendovi. Questa iniezione provocherà desiderio, amore, passione, identità per e con la Serenissima, perché Venezia non è una città, è unicamente la Serenissima, quella sirena, fantastica metropoli che emerge dal mare, che vive per sé e con quei veneziani che essa stessa produce, quali figli di Venezia, che la mantengono. È una simbiosi unica al mondo. L'una senza gli altri non sarà mai Venezia, perché Venezia deve essere amata, vissuta, coltivata come un fiore di palustre che spunta da un mare salmastro e illumina il territorio che la circonda. Venezia è la commedia che deve essere recitata per essere compresa. E i suoi interpreti sono i veneziani stessi, così come è sempre stato. E lo aveva capito Carlo Goldoni, rappresentando alla sublime architettura le anime della Serenissima, i veneziani e la loro singolare interpretazione della vita. Ora Venezia soffre di anemia falciforme. Gli abitanti dei sestrieri, delle calli, dei campielli sono sempre meno. È un'anemia progressiva, geneticamente determinata da una politica culturalmente inetta, a cominciare dal suo ministro che scava a Pompei e non scova i problemi veneziani. Forse è più semplice lavorare per i morti piuttosto che con i vivi. La codardia è purtroppo ciò che anima l'attuale politica, a condiscendere per avere il consenso. E intanto Venezia soffoca, priva di quell'ossigeno che a suo tempo gli ha dato vita, quello dei veneziani. Care veneziane e cari veneziani, fate corpo unico. I vostri padri vi hanno lasciato Venezia e voi
Come la lasciate ai vostri figli? Per fare è necessario credere e nel credo nasce la voglia di fare. Allora bisogna riscoprire il passato e far memoria nelle prossime generazioni, perché è scritto che il popolo che non ha memoria è destinato all'estinzione. La memoria è sacra e va lasciata in eredità come un bene prezioso, come il sole ad una pianta, come l'acqua ad un pesce. Venezia ai veneziani, perché diano lo statuto speciale a Venezia e la guariscano. Tosi, lo stai aspettare Roma. Roma è ase caput mortis, Venezia è ase corpus vite. Roma se sta un impero, a Venezia se sta sempre una repubblica. Ecco, dottoressa, un commento. Lei da veneziana. Io non sono veneziana, questo è il mio problema. Io sono una milanese che ha avuto un'unica genialità nella vita, che è quella di lasciare Milano e venire a abitare a Venezia. Beh, siamo d'adozione, e c'è venuta, diciamo. E c'è venuta per amore veramente per questa città, perché mi ha insegnato all'università per molti anni, perché la conoscevo bene, perché insomma posso dire che un po' veneziana sono, però ero tra quelli che di fronte a questa questione dello statuto che si traduceva poi nel referendum sulla separazione, è mestre il nemico e allora col referendum facciamo una cosa molto più omogenea, molto più capace di tutelare i propri interessi, la propria... Ecco, io avrei votato per tenere insieme Mestre e Venezia, perché il territorio, così come la laguna e Venezia sono proprio la stessa cosa, anche il territorio dove sono andati quelli che sono usciti risente, possiede le potenzialità di collaborare a questa rinnovo complessivo della vita veneziana e di terraferma, che sono due facce della stessa cosa. I nostri giovani sono là, perché non tornano qua? Il problema è Sia un'interpretazione un po', appunto, come lei dice, vista dall'esterno. Vista dall'esterno, io però... Io la vedo dall'interno. Scusi, e... posso chiedere alla dottoressa, che è in linea, Ferswitch, un commento in merito a se Venezia, se i veneziani abitanti a Venezia hanno una sensibilità diversa rispetto ai veneziani che abitano sulla terraferma. È vero che i veneziani, molti veneziani sono andati a vivere in terraferma, è vero anche che molti veneziani sono andati a vivere dovunque pur di non stare a Venezia, soprattutto i giovani. E perché? Perché non hanno trovato niente qua a Venezia, non trovano più niente, non trovano più servizi, non ci sono più asili, gli asili chiudono, aprono gli alberghi, non è possibile più vivere, i prezzi sono altissimi, è difficile trovare casa. Ci credo che vanno via. Bisogna invece incentivare la possibilità a tutti di vivere in questo meraviglioso, in questa città che è la città per eccellenza. E questo è il punto. Lo statuto speciale potrebbe offrire questo. E il fatto di separare le due città, perché sono due città che più diverse non potrebbero essere. Il territorio di Venezia è la laguna, la periferia di Venezia è la laguna, sono le isole, sono il Lido, eccetera. Mestre è tutta un'altra cosa. Non si tratta di avere un nemico a Mestre o non andare d'accordo con i mestrini, per carità di Dio, non è questo il punto. È che sono due entità totalmente diverse e poi averle tenute insieme con tutti questi referendum che sono andati a finire male, perché la maggior parte dell'elettorato è a Mestre e quindi chi vota sono i mestrini, e noi dobbiamo anche, siccome siamo una minoranza adesso, avere un sindaco che è scelto dai mestrini, e per carità, loro diritto avere il loro sindaco, ma anche noi abbiamo il diritto di avere un sindaco scelto da noi. Ecco, questo
è una cosa che il fatto di aver tenuto insieme queste due città diversissime ha portato questo sfascello. È questo che troviamo dopo i referendum che sono finiti. Non si tratta di essere autonomisti, di dire noi siamo contro di voi, eccetera. Si tratta di dotare due realtà di due amministrazioni che siano scelte dai cittadini e adeguate alle scelte dei cittadini. Non può un'amministrazione che si occupa dei problemi di Venezia occuparsi anche quelli della terraferma. Non funziona, non ha funzionato finora e non funzionerà, e tutti se ne andranno sempre di più. Adesso sembra che ufficialmente siamo in 50.000, in realtà qualche stima dice che siamo addirittura 30-35.000. Certo, ecco, certo. Cancelliamo completamente. Io non ho dei figli di amici che sono rimasti a vivere a Venezia. Dopo una certa età sono tutti andati fuori. Perché? E ci sono anche amici che stanno pensando di che Venezia non è più possibile, dove non è più possibile vivere. Perché continuare così? Perché non pensare solo a Venezia e Mestre solo a Mestre? Perché non proviamo, tra parentesi, a costo zero, perché non sarebbe stato un costo. Già tutti gli uffici sono sdoppiati, appunto per il fatto di tenere insieme questi due territori. E dico, lo statuto speciale è necessario. Lo statuto speciale è necessario per quello che voi dite, cioè il fatto che vivere a Venezia è difficile, è molto costoso, deve essere detassato, o comunque ci devono essere degli incentivi notevoli sia per le abitazioni sia per il lavoro e i servizi e possibilità anche di muoversi, senza pensare alla metropolitana, per carità, ma servizi più moderni, non inquinanti. I vaporetti nostri sono inquinanti da morire, sono vecchi, sono puzzolenti, non si può neanche parlare certe volte nei vaporetti, quelli più veloci, sono talmente assordanti che se tu parli con il vicino non senti quello che dice. Ma possibile? Possibile che siamo arrivati a questo punto? Certo. Ecco, io vorrei un'amministrazione e anche un governo nazionale che pensassero a Venezia, alla Laguna e alle sue isole. Michele Boato. Io sono un emigrante, a 23 anni sono venuto a Mestre. Mi sento veneziano stando a Mestre. Non capisco assolutamente questa storia che si pensa che una divisione amministrativa risolve i problemi di Venezia. Non è vero. Il miglior sindaco che ha avuto Venezia è in assoluto una persona che veniva da Noale, addirittura, Mario Rigo. E quindi, lo dico, il migliore, molto meglio del veneziano Cacciari, per fare un esempio così banalissimo, perché era una persona che si integrava sia con gli abitanti di centro storico che di terraferma. Il senso di questa discussione che stiamo facendo, Marghera, fatta dai veneziani e poi è diventata il disastro che è stata. Il senso non è rimpallarsi le responsabilità, è tirarsi sulle maniche e vedere che il problema si risolve mettendo assieme tutte le migliori energie. Abbiamo avuto delle esperienze a Venezia interessanti, la Voga Longa è la più interessante in assoluto, dove i veneziani si sono ribellati all'inizio di questo moto ondoso dicendo riprendiamo in mano le barche a remi. Non a caso questa cosa è nata dal basso, da Silvio Testa, da persone che andavano già in barca in quella maniera, ma le amministrazioni l'hanno fatta diventare ancora una volta una cosa da turisti, come adesso. Abbiamo avuto altre cose interessanti come la Venice Marathon, ma ancora una volta poi diventa una cosa esterna alla città, e invece bisogna capire che la città deve vivere sia di grandi eventi, sia di grandi iniziative, sia di grandi idee, a partire dagli abitanti insieme. Scusi, io cerco di mettere tutta la mia immaginazione, sì, ma non la capisco. Perché? Perché noi abbiamo portato le biciclette a Venezia, mi scusi, con la guerra. Ma no, lasci stare le biciclette. Le biciclette a Lido, sì, va bene. Noi da Mestre andiamo a Lido in bicicletta. Mi scusi, volevo appunto spiegare perché non sono in grado di capire. Perché non vedo un futuro dalle sue parole di Venezia.
Cioè Venezia ha bisogno di una sua capacità produttiva, che non sia solo l'ospitalità. Certo, dei, ci ecco, mancherebbe altro. Volete dirmi che qual è il progetto? Perché io l'ho ripetuto almeno 50 volte in questa trasmissione, in tutti gli anni che primo è abitare, ha avuto. Primo è abitare a Venezia e quindi abitare le case vuote. No, guardi, mi scusi. Abitare a Venezia. Io non vado ad abitare in un deserto dei Tartari, no, perché Venezia in questo momento non ci sono i servizi. Ci sono migliaia di giovani che vorrebbero abitarci a Venezia, dai. Allora, l'altro fenomeno è che i veneziani, e questo è noto a tutti, non voglio parlare male dei veneziani, molti veneziani, presi alle strette, vanno a abitare a Mestre e affittano l'appartamento o lo vendono quello di Venezia. Ma è normale. La politica è quella che serve a coordinare una società in maniera tale che abbia uno sviluppo. Se così non avviene, la politica ha fallito. Lei sa cos'è il lavoro da casa per Venezia? No, vabbè, però abbia pazienza. No, però mi sta dicendo che non ho le idee. Così è l'unica maniera, perché la gente che sta ascoltando non capisce né lei né me. Va bene. Allora, le lascerò lo spazio per poter replicare, non c'è nessun problema, l'abbiamo invitato apposta, mica lo stiamo perseguitando, no? Ecco. Allora, se non c'è un cambiamento della gestione generale di una comunità, e questo lo fa chi è stato eletto a decidere e a cambiare, il fatto di fare una grande torre a Marghera o a Mestre o cose di questo genere non risolvono Venezia. Sono due architetture completamente diverse. I problemi che ha Marghera o Mestre saranno quelli più simili a Padova che a Venezia. Venezia è speciale e questo non si risolve anche obbligando la gente ad andare a abitare. L'unica maniera è creare un'economia tipicamente insulare veneziana, che consente alla gente di ambire a tornare a stare a Venezia, perché sanno che a Venezia si sta bene, ma hanno bisogno dei servizi essenziali. Se io tolgo i servizi essenziali, creo dei martiri. Ovvio. Seconda cosa, Ovvio. Io non posso pensare che domani mattina devo andare fuori con gli stivaloni alti, perché se no c'è l'acqua alta. Ma quale città? Ma in centro di Milano l'acqua alta 1,5 metri, ma i milanesi si incazzano e mandano mezzo mondo a quel paese. I veneziani subiscono e tacciono e sperano che un progetto che non esiste finalmente magari per caso funzioni. Ma è follia, stiamo discutendo di cose assurde. Ma neanche Jules Verne avrebbe potuto immaginare una situazione di questo genere, e di fantasia ne aveva da sprecare, ma i politici ne hanno di più. E allora vi faccio vedere il terzo contributo. No, mi fa parole, rispondere un secondo. Dopo a modo no, di... No, perché... Allora, prego, mi dica. Le dico, prego. Lavorare da casa, come sta facendo adesso il 30% della popolazione italiana, e va benissimo per Venezia. No, uno bisogna creare un'attività. A Venezia vanno create delle attività alternative a quella che è la parte novità turistica. Vede che mi interrompe anche lei? Certo, vede, perché lo vede? Lei deve lo vede partire. Che Mi dia delle risposte in base a quale... Ho già dato una risposta. Ma non lavorare, perché... Stavo dicendola. Questo del lavorare da casa è una risposta nuova che questi 2 anni di Covid ci hanno portato e che dà un'altra chance a chi abita a Venezia, perché si può avere un ufficio mondiale a Venezia, in un posto bellissimo, e lavorando da casa. È una risposta questa o l'abbiamo cancellata questa cosa qui? No, allora... È una scorciatoia, no, è una ma non è una soluzione di mettere in piedi un'economia. Una risposta, non la bisogna risposta, che una risposta. Una, sì, è una risposta. Allora, il Covid ci ha insegnato come possiamo lavorare a casa, non risolve il problema a Venezia, scusate, risolve un pezzo, dettaglio di un problema a Venezia. Incentiverà la gente ad andare meno via da Venezia, ma io devo stare a Venezia perché c'è un'organizzazione, c'è una società, c'è una presenza di veneziani con cui io mi confronto, come si faceva una volta, 50 anni fa. Io ho vissuto a Venezia e Venezia era una
era una città dove la gente si incontrava per la strada, si salutava. Adesso i veneziani si confondono, sono immersi da certo, una marea di turisti, certo, per cui fanno fatica ad andare a fare la spesa. Questo è il problema. Allora ci vuole uno, l'ho già detto un'altra volta, l'altra soluzione qual è? Vuoi andare a vedere Venezia? Io se vado al cinema pago 5 euro, 10 euro, quello. Se vado a teatro 15 euro, se vado all'Arena di Verona pago quello che devo, voglio andare, se no sto a casa. Vuoi andare a Venezia? Cioè la grande nave può entrare gratuitamente, pago un tubo, e invece i turisti possono entrare e uscire come vogliono. Ma non esiste. Vuoi andare a vedere uno spettacolo? Paghi. Minimo 100 euro, io direi 1000. Dopodiché ci sarà gente che dice io sono stato a Venezia e gli altri mettono via i soldini per andarci. Perché comunque Venezia sarà piena di turisti, ma non turisti che spendono, hanno calcolato 20 euro mediamente da quando smontano dal pullman, vanno a San Marco, tornano indietro, spendono 20 euro. E allora questa è una città vessata dal turismo. Questo non è il turismo, questo certo, è Attila che passa e che non serve a niente. Allora facciamo vedere parole, il primo contributo. Politici. Parole. Ascoltami. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parole, soltanto parole tra noi. Il nostro orientamento come regione è quello di far uscire le grandi navi dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, di farle arrivare alla marittima, ma di non rinunciare ovviamente alla croceristica. Parole. Io ti giuro. Certo, le grandi navi devono trovare un approdo che non sia dentro la laguna di San Marco, ma che siano altri approdi, questa è la nostra idea. Parole. Io ti giuro. Lo spieghiamo bene. Sul discorso un futuro delle grandi navi, dopo che abbiamo garantito la prosecuzione della marittima, che poi qualche nave possa fermarsi a Marghera, noi non abbiamo problemi. Basta che non occupiamo le aree di Sindia che servono per l'offshore. Stiamo lavorando per trovare una soluzione condivisa, il ministro Del Rio sta completando una parte istruttoria, io non dico mai gatto finché non è nel sacco, insomma contiamo di trovare una soluzione soddisfacente in presto. Piazza San Marco o la Fontana di Trevi o Ponte Vecchio non possono sopportare un numero indefinito di persone, 1000 o 100.000, c'è un numero massimo oltre il quale diventa rischioso per la sicurezza e per la fragilità dei luoghi dell'arte, quindi bisogna immaginare un criterio di regolazione di flusso. Io ti giuro. Abbiamo trovato una soluzione vera, definitiva, via le grandi navi dal canale della Giudecca, dal bacino di San Marco, assolutamente, ci vuole una soluzione definitiva, regime, le grandi navi andranno a Marghera. Parole. Io ti giuro. Per cui siamo contenti, insomma, mi sembra insomma, che la posizione del Comune sia stata tenuta in buona considerazione, sono molto contento, molto soddisfatto, devo dire la verità. Piano di lavoro, diciamo, interessante, si parla della fuoriuscita delle grandi navi dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, ovviamente si salvaguarda tutto quello che è l'attività dell'attuale marittima, si guarda in prospettiva a Porto Marghera per le grandi navi, quelle mastodontiche, che puntano però a un turismo più low cost, e penso che ci può essere una bella base di lavoro per trovare la soluzione definitiva. Venezia è patrimonio dell'umanità, come ci ricorda l'UNESCO. Io credo che chi governa deve assumere impegni, quindi all'inizio di questo mandato io ho detto entro la fine del mio mandato l'impegno è che non passi più nessuna nave davanti a San Marco. Parole. Io ti giuro. Parole, soltanto parole tra noi. Noi stiamo dalla parte dei veneziani e di Venezia, perché se non ci sono i veneziani, Venezia è morta. Allora, Michele Boato, un commento.
Era il 17, siamo nel 21 e quindi è evidente che questa gente non ha nessuna intenzione di risolvere. Il problema si può risolvere, c'è un progetto presentato proprio da due delle persone qui presenti, l'ingegner Di Tella e Maria Rosa Vittadini, un progetto che dice avamporto fuori dell'isola del Mose, cioè sul porto ma fuori del porto di Venezia, fuori. Tutto questo è previsto persino nelle carte ufficiali, perché c'è la possibilità, la tutela della laguna finisce esattamente lì e lì si può fare, un porto galleggiante che si fa nell'arco di meno di un anno, non dei 3, 4, 5 anni, che costerebbe praticamente come questa soluzione transitoria, che in realtà non è transitoria ma porta ancora le navi a Marghera. Io sono qui a fianco a loro, ma non c'entro per niente con questo progetto. È un progetto che è stato regalato al governo, un progetto che è stato regalato e non viene preso in considerazione. Io credo che queste persone che stanno al governo e che stanno al governo della città siano veramente gente che non ama Venezia, perché hanno di fronte una soluzione e fanno finta che non esista. Ma io ho visto il Presidente della Regione tutti i giorni in televisione a spiegare sto Covid, che tanto il Covid faceva quello che voleva, perché non è che siamo riusciti a gestire. Non ha mai parlato di Venezia. Ingegnere Di Tella, cos'è questo progetto? Ce l'abbiamo noi? Sì, ne abbiamo già parlato, ed è una cosa semplice. Forse per quello che non si fanno le cose. Costa poco. Costa poco. Ecco, perché questo, il principio questo, del politico, più spendo più guadagno. Questo, quello che diceva prima Maria Rosa, che quando presentavano la lista, no, al comitatone, non dicevano cosa avevano fatto, dicevano quanto avevano speso. È importante. Cioè, entriamo un po' nella mente di questa gente. Certo. No? È lo stesso problema che abbiamo avuto quando abbiamo presentato l'alternativa a Mose. Il nostro progetto si faceva in 3 anni, come si fanno tutte le opere nel mondo in genere, sarebbe costato un quinto di quello che allora costava il MOSE, quando era 3 milioni e 450 miliardi. Quindi un quinto di 3 miliardi? Sì. Il nostro progetto allora sarebbe costato 600 milioni di euro. È tutto scritto, è tutto scritto. Il povero Galà cosa mangiava? Se là che sei magico, ci diceva il ragazzo. Ascoltando magari. E se là che sei magico, diceva il ragazzo. Lei non è amico di Galà, e neanche di Berlusconi, che l'ha fatto l'aeroporto nella villa di Galà. E adesso c'è lo stesso problema che abbiamo con l'avamporto galleggiante. L'avamporto galleggiante cosa sono? Sono 4 pontoni. Bene, allora, qualsiasi cantiere. Tullio, mi ricordi, facciamo uno spot per questo tipo di intervento, lo ripetiamo 20 volte al giorno, dopo se qualcuno ha un'idea migliore, perché non, per carità, possiamo mettere in discussione, certo che sì. Meglio venga, importante che vinca Venezia e i veneziani. Certo. Il discorso interessante di questa proposta è che è una proposta abbastanza rapida da attuare e che non è impattante. Cioè può essere poi smontata e rimossa, e a questa... Torna come prima. E tutto torna come... Ed era questo a cui facevo riferimento con la mia provocazione nel stringiamo la cinghia. Se ci vuole un anno e ci vogliono 100 milioni di euro per fare questo approdo provvisorio, si garantirebbe il lavoro. Perché non dimentichiamo, oggi abbiamo parlato tanto, però ci sono due elementi che sono complementari e non possono essere separati, certo, che sono la casa e il lavoro. Per cui tutte e due li dobbiamo tutelare. Il problema è che siamo in un momento di transizione e facciamo finta di niente. Invece, una soluzione come questa, per esempio, consentirebbe di guadagnare un anno, tempo necessario per vedere altre soluzioni alternative, definitive, più... E lasciamo le navi fuori. E intanto le mettiamo le navi fuori entro un anno. E a questo punto questo è quello che bisognerebbe fare. Finalmente facciamo delle cose, sì, e smettiamo di ciaccolare. Tra l'altro questo fatto permetterebbe di intervenire anche sull'equilibrio della laguna, perché non ci dimentichiamo che molti dei disastri che ci sono in questo momento è dovuto al fatto che il Mose ha aumentato lo scambio mare-laguna. Adesso l'acqua alta arriva subito, cioè non è più... Le bocche di porto non ce la fanno più sono come una volta. Sono state allargate. Le bocche sono state allargate, è stato creato, cioè la sezione è stata fatta un rettangolo, quindi la raggio idraulico è aumentato, cioè uno scambio mare-laguna è enorme. E quindi
se nel momento in cui si dice che le navi, le grosse navi, non entrano più in laguna, a questo punto si possono fare delle opere che con cui si riesce a regolare lo scambio mare laguna e quindi portare la laguna alle condizioni quante, no? Come si direbbe in termini... E posso aprire e chiudere le mose e posso, non solo, problemi, non solo, e questa, però io ci tengo molto a dire questa cosa perché secondo me mi sta molto a cuore. Il MOSE comunque non risolve il problema di Venezia, certo, come lo sta dimostrando. L'altro giorno vedevo che con l'acqua alta 90 centimetri tutta la San Marco allagata, cioè tutta dentro, era un mare, cioè era sui giornali dell'altro giorno. Bisogna pensare a quella soluzione di alzare Venezia, come diciamo, l'emungimento delle acque dalle falde l'ha abbassata nel passato e continua ad abbassarla, perché l'altro giorno sentivo un Ghisser è uno studioso del CNR che si occupa molto di questi problemi, che ancora adesso la Venezia c'è una subsidenza. Sì, perché, certo. Esatto. Quindi pompare acqua dove l'abbiamo presa e cercare di alzarla di quei 30, 40, 50 centimetri è salutare per Venezia. È una cosa che bisogna fare. Non si può aspettare, perché non, anche quando, ammesso che il MOSE non funzionasse, voi lo sapete, ne abbiamo parlato un casino di volte, quindi non voglio tornare su questo argomento, ma ammesso che il MOSE funziona, deve essere chiuso tante volte, per cui Venezia rimane isolata. Certo. È allagata, tra l'altro con 110 centimetri di acqua. Venezia credo che sia un terzo che sia allagata di Venezia. Posso anch'io aggiungere qualche cosa? Prego, prego, dottoressa. In questa parata di politici che abbiamo sentito, c'era Del Rio, c'era Franceschini, c'erano Galan, sì, Zaia. I veneziani sanno chi votare. Ecco, però il tratto comune molto evidente che si rispecchiava nelle loro parole era l'assoluta ignoranza dei certo. problemi di Venezia, l'assoluta non capacità di capire la tecnicalità e la consistenza ambientale, urbanistica del problema. Perché di cosa stanno parlando? Non sanno di cosa stanno parlando e certo. quando dicono a Marghera non sanno di cosa stanno parlando, non sanno cosa vuol dire, non sanno quali sono gli effetti, non sanno. Allora la mia amica Lidia mi dice che non è la elezione di un sindaco piuttosto che di un altro che non sta qui piuttosto che sta là, non può essere questa la soluzione del problema a Venezia. Sì, forse qualcosa migliorerà, ma è la conoscenza dei problemi. Quando Franceschini dice non passerà più da San Marco, però passerà dal Canale dei Petroli e lo sfracello della morfologia lagunare che faceva di là la farà ancora più grave di qua. Certo. Non c'è nessuna via di scampo, bisogna sapere di più, progettare meglio, costruire la trasparenza del perché delle valutazioni di tutti i tipi e soprattutto della valutazione degli effetti ambientali, certo. intendendo ambiente la sopravvivenza fisica di Venezia e dei suoi abitanti e della laguna, che è la stessa cosa con Venezia. Ma c'è una inconsistenza progettuale, un'ignoranza così profonda che non riesco neanche a capire come si fa a superarla. Forse i veneziani dovrebbero ribellarsi. La spiegazione ce l'ha data Oscar Wilde, che diceva dei politici: se non sai, insegna. Ecco. E se ti va male, mettiti in politica. Ecco. Ecco, quindi più saggia di questa cosa. Allora, adesso mandiamo in onda un altro parole, la seconda parte, e vediamo un attimo l'altro aspetto della politica. Parole. Ascoltami. Parole.
uno scandalo nazionale, io penso di aver avuto, forse andavo alle elementari o alle medie, quando parlavano di Mose. Prendiamo atto che ci sono 5 miliardi di euro sotto acqua, non abbiamo ben capito per quale motivo ancora non siano in funzione, anche perché da quello che ci risulta il Mose è concluso, però mi interessa anche che diciate al mondo intero che il Mose non è un'opera della regione del Veneto, non è un cantiere nostro, ma è un cantiere dello Stato. Visto che siamo gente concreta, uno degli emendamenti che depositeremo alla manovra prevede i 100 milioni di euro che sono i costi di gestione annua di manutenzione delle barriere anti-alluvione del Mose per i prossimi 3 anni, che sono poi ve lo distribuiamo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole. E queste sono azioni concrete, non sono chiacchiere. Insieme facciamo il primo step che è l'emergenza e il secondo che è il consolidamento. Mose, il famoso Vittorio Emanuele, che ci serve anche come via di fuga di Porto Marghera, Porto Marghera con tutte le aree che vanno finiti i marginamenti, tutte cose che non sono state fatte, tante chiacchiere e pochi fatti, questo è quello che invece vogliamo invertire. C'è un'altra Italia che è il popolo della gente che lavora dalla mattina alla sera, che è stanco di sentire soltanto parole. Qui non siamo venuti a fare parole, qui stiamo operando per essere presenti sul pezzo, perché il mondo ci guarda e dobbiamo dimostrare che se riusciamo a difenderci. Ecco, abbiamo visto la seconda parte, stanno promettendoci l'impossibile. No, ma questi solo fatti l'idea sono minacce mortali, sì. Questi che sono portati in palmo di mano dal nostro sindaco e da altri suoi sodali, che sono la quintessenza del quello che non bisognerebbe fare. Certo, e quindi interrompo perché vorrei lasciare la parola alla nostra collegata Lidia. Io sono d'accordissima con quanto ha sostenuto finora Maria Rosa Vittadini sul fatto che c'è un'ignoranza totale, totale. Anche questi 100 milioni per la manutenzione di 3 anni, che poi probabilmente sarà annuale questa spesa annuale, di 100 milioni. Lo sa lui, lo non sa. Non sanno che cosa dicono, non sanno che cosa dicono, le trese, la via di fuga, il sindaco. Ma sono cose che lasciano di stucco e purtroppo non c'è nessuno che riesca a dire, ma scusi, ma cosa sta dicendo? Io non riesco a capirlo. Come per il Mose, noi siamo destinati a essere in balia di gente incompetente. E quindi non lo so. Non sono invece d'accordo con Maria Rosa per quanto riguarda la separazione da Mestre, che secondo me è stata un'occasione, un'ennesima occasione per. E io credo che dovunque nel mondo non riescono a comprendere come queste due città possano essere tenute insieme, perché Maria Rosa, il punto è che chi governa la città in nome di un'altra città, perché il sindaco, ma non dico Brugnaro, anche fosse un'altra persona, ma sarebbe sempre eletto coi voti dei mestrini, delle persone che abitano a Mestre, che hanno tutt'altri problemi di quelli di Venezia. Posso farti una domanda? Scusami, lasciami finire un attimo. Lui che cosa fa? Risponde a questo elettorato, per forza, per forza. E il progetto che lui ha, infatti, è di rendere Venezia una dépendance turistica, folcloristica della terraferma, da sfruttare. Se non vi piace, andate pure in terraferma, dove c'è la gente che vive e lavora. Qui invece bisogna sfruttare Venezia e metterla a reddito per chi vive e lavora altrove, che sono i miei elettori, che sia lui, che sia di sinistra, che sia destra, eccetera. Gli elettori che decidono di Venezia sono gli elettori che non vivono a Venezia. E questa è stata la realtà finora. All'estero lo capiscono molto bene, noi invece no. E purtroppo questa è stata la nostra condanna. Insieme a dei politici incapaci, ci sono anche questi retro pensieri che ancora non si riescono a scardinare. Maria Rosa, una io domanda una sola domanda fare, vorrei prego farti. Ed è la seguente.
Quello che tu dici è verissimo, è quello che abbiamo sotto gli occhi, sta succedendo e succede e continua a succedere. Ma perché tu non pensi che sia possibile, almeno teoricamente, eleggere qualcun altro, che certo è eletto anche dai mestrini, ma i mestrini di fronte a progetti che si capiscano, di cui siano chiare le intenzioni e il bene che ne deriva sia per Venezia che per loro, la conservazione della laguna come fatto non solo veneziano ma di importanza globale, perché non dovrebbero essere favorevoli a una elezione di una persona al di sopra di queste miserie? Noi invece siamo a scegliere, no? Perché noi non l'abbiamo scelto, ma sicuramente... Appunto non l'abbiamo scelto. Sicuramente c'è un degrado della politica e un degrado della rappresentanza politica, di cui siamo testimoni, che io non vorrei credere sia inevitabile. Mi sembra che fare politica in un altro modo, che vuol dire fare progetti, che vuol dire chiarire il perché dei progetti, farli tecnicamente e dal punto di vista valutativo bene, in maniera che siano comprensibili, non possa ottenere consenso non sull'affitto a bed and breakfast, la mia casa là perché così ci guadagno, ma il senso della collettività dei giovani, giustamente le cose che diceva prima, nessuno verrà a abitare qua se non c'è lavoro, nessuno verrà a abitare qua se non c'è l'asilo, ma gli asili c'erano e sono chiusi perché la gente va via, certo. Allora non c'è nessuna obbligatorietà, nessuna automatismo in questo andamento e non è non è fatale, bisogna che ci sia politici giovani e attività dal basso della popolazione, che pure c'è, per cambiare rotta. Io la capisco perfettamente, questo sarebbe l'ideale, che un gruppo di persone che hanno interessi in una determinata zona siano concordi a salvare il gioiello, perché anche Marghera è nata alla rinfusa, io ricordo Marghera che era piccolissima alla fine della guerra, adesso è diventata una metropoli e quindi bisogna anche quella sistemarla, la viabilità non è adeguata di Mestre, di Marghera, il sistema dei trasporti è un disastro, perché è nata così come nascono i funghi, no? E questo è stato il piano, i regolatori dell'epoca democratico-cristiana, dove il profitto era la cosa più importante e la sregolatezza era il fondamento, ma quello che bisogna tenere presente è la realtà, ubi maior minor cessat. Se la popolazione che ha determinati interessi sono la maggioranza, difficilmente si riesce ad andare contro. Ma vorrei lasciare la parola all'ingegnere Di Tella. Sì, cioè io vorrei portare anche un po' quella che è stata la mia esperienza di un campano trasferito nel Veneto e che poi ha lavorato per 30 anni a Venezia, no? Quindi penso di conoscerla abbastanza bene, Venezia. E diciamo che sono molto d'accordo su quello che è stato l'inizio di questa trasmissione, cioè l'indicazione è che per salvare Venezia ci vuole uno statuto speciale, cioè Venezia deve godere dei vantaggi specifici della sua situazione. E per fare questo, credo, Maria Rosa, il fatto di essere divisa da Mestre sicuramente può aiutare, perché sicuramente non si può dare dei benefici, creando per esempio Venezia una zona franca, tanto per fare un esempio, no? Come è stato a Trieste, e metterci vicino a Mestre. Mestre non ha i problemi di Venezia, quindi non puoi dare ai mestrini gli stessi vantaggi che dai a un veneziano. Quindi io penso che quella sia la strada da seguire, perché è importante che Venezia abbia un suo statuto, cioè noi siamo stati a Venezia e abbiamo lottato per stare a Venezia. Io so quanto ci è costato col professor Puppi, nostro presidente. La vostra azienda.
Sì, stare a Venezia. Noi abbiamo comprato un palazzo, l'abbiamo ristrutturato, ci siamo andati a lavorare dentro. E l'azienda si chiamava? Tecnomare. Tecnomare. Così la gente sa il livello di questa azienda. Sì, cioè noi a Venezia avevamo raggiunto 70-80 persone che lavoravano a Venezia, di tecnomarini. Di questi una ventina abitavano a Venezia e Lido, il resto venivano da Mestre, io abitavo a Padova, chi abitava a Treviso, cioè abbiamo avuto problemi. Se io avessi avuto facilitazione a trovare una casa a Venezia, ma io mi sarei spostato a Venezia. E invece sono rimasto ad abitare a Padova. Ma voglio dire che anche la società, cioè fin quando la società è rimasta in mano a delle persone che avevano a cuore Venezia, perché il professor Puppi, il nostro presidente, eccetera, era un veneziano, credo che parecchi tu l'hai conosciuto, e quindi ci teneva per Venezia, lui ci ha tenuto a Venezia. Quando poi, per una serie di motivi adesso che non sto più a raccontare, perché sennò non la finiremo più, ma l'ENI ci ha comprato, perché ha deciso che non voleva avere più vincoli, eccetera, eccetera. Ci ha comprato l'ENI e quindi è entrato il ragioniere che ha fatto i conti, ha visto che a Venezia costava molto tenere la Tecnomare, che quindi non aveva più senso. Prima ci ha spostato, li ha spostati, io me ne ero già andato a quel punto, a Marghera, lì al Vega, e adesso addirittura gli ha tolto anche il nome. La Tecnomare non esiste più, si chiama ENI Progetti. Quindi chiaramente un'attività che era nata a Venezia, che aveva portato 80 famiglie a lavorare e per eccellenza Venezia. Poi quando si radica una cosa di questo genere vuol dire esperienza che viene diffusa nel territorio. Alla fine, e di questo che c'è bisogno a Venezia, alla fine e di questo, di insediamento di nuove attività, di nuove aziende. E secondo me, se posso dire, proviamo a fare un'aggiunta in più. Innanzitutto non parlerei di divisione, ma parlerei di articolazione. Noi abbiamo, nel passato pensavamo Venezia, e Mestre era quasi considerata la periferia di Venezia. Poi si è immaginato una città bipolare, che sembra una cosa quasi un po' da problemi psicologici. Esatto. Bipolare. Io credo che oggi la città sia policentrica. Come ha detto bene, Marghera è già diventata una città, Mestre è una città, le città di terraferma hanno già una loro identità e un carattere. Allora perché non riconoscere a ciascuno la propria peculiarità? In che modo? Giusto, innanzitutto riconoscere a Venezia uno statuto speciale, che riconosca quella condizione che è assolutamente unica, innegabile. Unica. Dopodiché invece si potrebbe lavorare, anziché a pensare, a me non piace l'espressione divisione, ma ad articolare, a unire la grande Venezia città metropolitana, cioè ricominciare a dare. Però guarda caso Zaia, che chiede allo Stato di avere potere e autonomia, non cede alla città metropolitana e le deleghe. Brugnaro fa il sindaco della città metropolitana, non gli sembra vero di avere questa scena, e spegne le municipalità tenendosi questo potere. E poi volevo aggiungere, appunto, giustamente dicevi c'è tanta ignoranza, ma non è solo ignoranza. Zaia, la regione Veneto, è proprietaria del 50% di VTP, Venezia Terminal Passeggeri. Quindi nel business delle grandi navi c'è dentro fino al collo. Quindi giustamente dice riportiamole, le facciamo uscire dalla porta e le facciamo ritornare dalla finestra, da Marghera di nuovo alla marittima. Perché c'è un interesse chiaro, preciso, definito. Lascia poi invece senza parole Del Rio, che parla di laguna di San Marco, cioè ha contratto la laguna al bacino di San Marco, che invece è una piazza d'acqua e non è la laguna. Certo. Diciamo che volevo aggiungere un'altra cosa su questo argomento. Quando Zaia dice che quello lì è un progetto di Roma e non di Venezia, dimentica una cosa, che il suo predecessore, e questo il fratello di Michele lo sa benissimo, quando ci fu il parere negativo del via nazionale, Galan, con un colpo di mano, e Stefano faceva parte di quella commissione, fu l'unico che si oppose a quella roba, approvò lui il via e diede inizio ai lavori.
No, non è proprio così. Non è proprio così, perché il parere era negativo. Certo, però il parere regionale diventò positivo. La regione impugnò quel parere di fronte al TAR. E il TAR, che avrebbe dovuto esprimersi solo su aspetti procedurali, entrò nel merito tecnico del parere negativo e accusò la commissione che presiedevo quel tempo di essersi occupati di impropriamente di cosa succedeva alla laguna invece che di aver valutato solo il progetto, di che cosa dovevamo occuparci. Certo. Allora è stata una veramente una pantomima, non saprei neanche darle una definizione, da tanto c'è da vergognarsi di questa cosa. E comunque il MOSE non è mai stato valutato dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ecco, però allora ci fu una valutazione dell'impatto ambientale della regione, perché io me lo ricordo benissimo. Poi la regione lo fece per i luoghi dove si facevano le paratoie, per piccoli pezzi, e naturalmente era allora, tutto positivo. Io vi ringrazio tutti per l'apporto che avete dato, anche se abbiamo avuto qualche visione un po' diversa su alcune questioni, e questo è importante perché la gente abbia anche la possibilità di pesare quelle che sono le varie posizioni, e poi perché la cultura è questa, non è guardare Piazza San Marco o andare a Pompei. La cultura è quella che noi creiamo giorno per giorno e dobbiamo trasferire agli altri, perché gli altri si impossessino di una certa consapevolezza di come gestire la comunità. Certo. E allora quello che mi terrorizza è quando un sindaco si fa un partito proprio. Poi speriamo che gli vada bene. Grazie del vostro intervento. Ma non può più ripresentarsi, quindi, come sindaco. Come? Deve pur trovare una collocazione nella vita, non può più ripresentarsi come sindaco, essendo il terzo mandato. Si presenterà come presidente di regione. Bene, bene, grazie ai nostri ospiti, grazie all'architetto Giovanni Leone, a Michele Boato dell'Eco Istituto Veneto, e grazie a Lidia Fersouk di Italia Nostra, grazie alla professoressa Maria Rosa Vittadini e all'ingegner Vincenzo Di Tella. Grazie a voi. E in chiusura ricordiamo anche che sono ancora in carcere, innanzitutto Patrick Zaki, lo vedete qui alla mia sinistra, Patrick Zaki, lo studente egiziano che ha compiuto 30 anni poco giorni fa, ha compiuto i 30 anni in carcere, ricordiamo che è sotto custodia cautelare, è accusato di propaganda sovversiva per alcuni post che sono stati pubblicati su Facebook, su una pagina che non viene riconosciuta però dagli avvocati difensori, è in carcere dall'8 febbraio del 2020, ormai sono 500 giorni che è in carcere. Lo scorso 2 giugno gli è stata rinnovata di altri 45 giorni la detenzione. Zaki è un prigioniero di coscienza, ricordiamo che frequentava il master sui diritti umani a Bologna ed è in carcere proprio probabilmente per questo suo lavoro in favore dei diritti umani e per le sue opinioni politiche. Ecco, Zaki sta soffrendo anche fisicamente, ha bisogno di essere sostenuto. Noi ci uniamo alla voce di tante associazioni che chiedono libertà e giustizia per Patrick Zaki. Ricordiamo che è in carcere, anche se è in corso il processo, in questo caso Aung San Suu Kyi, la leader birmana, premio Nobel per la pace nel 1991, è stata arrestata nello scorso febbraio quando in Birmania c'è stato un colpo di Stato, ma ricordiamo che da sempre si è battuta per i diritti umani nel suo paese ed è stata quasi 20 anni in carcere per questo. Viene accusata di reati minori, ma anche di sedizione e corruzione. In
In Birmania i diritti umani fondamentali sono violati praticamente da quando c'è stato il colpo di Stato, ma anche prima, e lei è una delle 4.000 persone che sono al momento incarcerate, che sono state incarcerate dal giorno del colpo di Stato. Vogliamo dunque dare voce anche ad Aung San Suu Kyi, che deve tornare in libertà il più presto, così come deve tornare il rispetto dei diritti umani in Birmania. Bene, ci fermiamo qui per questa sera. Grazie ai nostri ospiti. Vediamo appuntamento il prossimo venerdì, sempre su argomenti che coinvolgono le persone. Abbiamo parlato prima della Banca Popolare di Vicenza, sperando che, come ha fatto lo Stato in questo momento, ma in maniera tutto legale, con una mano ha dato un po' di soldi, con un'altra mano li ha portati via. E quindi hanno applicato le leggi, non possiamo dire che i giudici hanno giudicato bene, ma allora c'è qualcosa da cambiare, perché noi siamo costretti, cittadini costretti, a mettere i soldi nelle banche, non possiamo tenerceli in tasca, no, sono soldi virtuali, ma vogliamo avere la certezza che quando andiamo li troviamo sempre, e non avere soltanto, se uno versa 200.000 euro è garantito solo per 100.000, gli altri li perderà, dico un esempio. Grazie e buonasera. Grazie, buonanotte ai nostri telespettatori. Venerdì prossimo, ore 21, TV7 Match.